Bentornato, benvenuto a questo appuntamento quasi quotidiano, caro osservatore del cielo. In questo video vedremo brevemente come appare muoversi il firmamento nell'emisfero australe e faremo una fuga veloce verso i satelliti di Marte. Oggi è mercoledì 8 aprile 2020, terzo giorno della quindicesima settimana, 99esimo giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.947. Il Sole passerà al meridiano alle 13.16 e tramonterà alle 19.51 dopo aver percorso il nostro cielo per 13 ore e 8 minuti. Ma come appare il movimento del Sole e delle stelle nell'emisfero australe? Per capirlo dobbiamo iniziare da noi, dall'emisfero boreale. Alle nostre latitudini vediamo sorgere il Sole a est, culminare a mezzogiorno verso sud e tramontare la sera a ovest. La stessa cosa ovviamente accade per le stelle, come del resto abbiamo già visto in diversi video di questo canale. Ora, immaginiamo di trovarci in una città che si trova alla nostra stessa latitudine, ma nell'emisfero sud. Qui, comunque, vedremmo sorgere il sole a est e tramontare a ovest, ma anziché culminare verso sud, lo vedremmo raggiungere la massima altezza in direzione nord. La stessa cosa, ovviamente, vale per le stelle. Ora, se prendiamo come riferimento la direzione in cui culmina il sole, nell'emisfero boreale lo vediamo muoversi da sinistra a destra, mentre nell'emisfero australe pare muoversi da destra a sinistra. Questa apparente inversione del movimento del Sole è dovuta al fatto che, in sostanza, noi ci siamo girati per guardare il Sole quando siamo passati dall'emisfero boreale a quello australe. Se avessimo mantenuto come riferimento il sud per stabilire il senso del moto apparente del Sole e di tutti gli altri astri, lo avremmo visto spostarsi sempre da sinistra a destra. Ma nell'emisfero australe, anziché averlo di fronte, lo avremmo alle nostre spalle. Ora osserviamo quanto abbiamo appena visto finora, ma da un altro punto di vista, che spero vi aiuti a capire meglio la questione. Lo faremo usando il concetto di sfera celeste, dove immaginiamo di essere degli osservatori esterni alla sfera e sulla sua superficie si muovono tutti gli astri, mentre la Terra si trova al centro. La linea rossa, sulla quale sono segnati i punti cardinali, indica l'orizzonte del nostro luogo di osservazione. Se fossimo sulla Terra, vedremmo solo ciò che c'è sopra l'orizzonte, cioè sopra quella linea rossa. La griglia invece si riferisce alle coordinate celesti, dette equatoriali. Sono simili ai meridiani e paralleli che usiamo sulla Terra. Il punto in cui convergono è il polo nord celeste, dove si vede una stella, la Polare. Anche qui vediamo il Sole sorgere a est, culminare a sud e tramontare a ovest. Per l'emisfero australe vale la stessa identica cosa, ma con alcuni accorgimenti. Per esempio, il punto in cui convergono le linee è il polo sud celeste, dove non si vede nessuna stella in questo caso. Anche qui il sole sorge a est e tramonta a ovest, ma culmina a nord. Il tramonto di oggi è allietato da Venere, che brilla in cielo verso occidente nella costellazione del Toro. Tre quarti d'ora dopo il tramonto, alla stessa altezza sull'orizzonte, a sinistra, a circa un pugno a braccio teso di distanza da Venere, c'è Aldebaran, la stella più luminosa della costellazione che la ospita in questo periodo. Vicino a lei ci sono le Iadi, un gruppetto di stelle abbastanza vicine, di cui però Aldebaran non fa parte e che formano il muso del Toro. Stasera la Luna, oramai entrata nella fase gibbosa calante, sorgerà alle 20 e 26 minuti e ci farà compagnia per tutta la notte. Sarà un po' più piccola e meno piena di ieri, ma comunque ancora bella e capace di illuminare i nostri sentieri. La notte astronomica comincerà alle 21.34. Selene passerà al meridiano alle 2.10, illuminata al 98,6%, ancora nella costellazione della Vergine. Ieri notte, la notte della superluna, abbiamo visto Spica, la stella più brillante di questa costellazione, a sinistra del nostro satellite. Stanotte invece vedremo questa splendente stella a destra. La Luna ha impiegato quasi tre giorni ad attraversare la costellazione della Vergine e in effetti questa costellazione è una delle più estese del cielo ed è la più grande tra le costellazioni zodiacali, tanto che il Sole impiega circa un mese e mezzo per attraversarla, mentre le altre costellazioni zodiacali le percorre in circa un mese. Domani 9 aprile le prime luci della nostra stella si faranno vedere alle 4.57. Il crepuscolo del mattino durerà fino alle 6.40 quando il sole sorgerà. Tre quarti d'ora prima che ciò accada, verso sud-est, vediamo sempre loro.
Giove è il più brillante, Saturno si trova poco sotto a sinistra e poi c'è Marte sempre più lontano dai due giganti. Nei giorni scorsi abbiamo visto Giove e Saturno, oggi facciamo una capatina per conoscere brevemente i satelliti di Marte. Il pianeta rosso ha due lune, si chiamano Phobos e Deimos. Il più prossimo a Marte è Phobos ed è anche il più grande dei due. Visti da vicino non assomigliano alle classiche lune, sembrano più degli asteroidi e forse, perché la loro origine è ancora incerta, lo erano prima che venissero catturati dal pianeta. Quasi un'ora dopo l'alba, alle 7:45, la luna se ne andrà portando luce alle scure notti di altri continenti. Io sono Luca, vi ringrazio per aver guardato questo video e come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle.